Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere l'hip bump dalla guardia chiusa. Ovviamente io sarò sotto, Alex sarà sopra e dovrò ribaltarlo. Dalla guardia chiusa ci sono vari metodi per applicare i ribaltamenti e le finalizzazioni. Ovviamente in questa piccola serie di video ho deciso di mettere le tecniche base, quindi quelle che comunque considero anche le più utili. Come sempre, è il mio modo di fare la tecnica, potrebbe essere diverso, avere dettagli differenti da scuola a scuola, ma per quanto riguarda la mia esperienza personale, mi è sempre piaciuta così, ha sempre funzionato così. Bando alle ciance, ve la faccio vedere una volta velocemente e poi vi spiego i dettagli, perché nonostante sia una mossa semplice, ci sono dettagli molto importanti. Vai un passo indietro, così siamo perfettamente centrali. Vai, ok, perfetto. Da questa posizione, quello che voglio fare io, idealmente, è questo. Un ribaltamento. Ovviamente, per quanto possa sembrare semplice la tecnica, bisogna guardare alcuni particolari che la rendono efficace, altrimenti il rischio è quello che, se lui ha il peso in avanti, o se ha una buona base, o se l'aspetta, mi schiaccia giù e me lo impedisce, del tipo... Buona. O se no semplicemente tiene le mani ben puntate e non riesco proprio a salire. Quindi, seguendo delle piccole regole, possiamo applicare un buon hip bump. Ve le faccio vedere. Okay. Metti in posizione lì così rimaniamo nella presa. La prima è quella relativa al peso dell'avversario. Lui non deve essere teso in avanti, ma deve essere il momento in cui il suo peso si trova o centrale verso il basso o addirittura all'indietro. Sono cose che posso causare io. Le posso causare con dei clinch, dei tentativi di presa, ma adesso non vediamole perché sono applicazioni già più particolari e più difficili. Passiamo subito all'hip bump in sé. Prendiamo la situazione in cui il suo peso è centrale in questa maniera. Il suo braccio o è sui miei fianchi o è per terra o è qua sulle anche. Io cosa faccio? Da qua semplicemente tendo a alzarmi verso di lui e sforbiciare con un colpo di reni, con un colpo d'anche. Però devo seguire una procedura relativa al blocco delle braccia. Quando salgo, prima regola, apro la guardia, ma tengo le ginocchia strette attorno a lui per evitare passaggi di guardia molto veloci. Quindi, prima regola, apro e stringo. Seconda, salgo col mio braccio e chiaramente sfrutto la forza degli addominali. Qua è importantissimo non fare questo errore, ovvero non salire poggiando il gomito, errore che fanno i ragazzi alle prime volte che la provano, perché ovviamente non ho forza, non ho energia, non ho estensione, quindi... Lui mi schiaccia a terra e mi riporta giù. Allora cosa devo fare? Semplicissimo. Apro le gambe, ginocchia strette, col braccio poggio proprio la mano a terra in modo da creare una colonna portante che mi dia energia e soprattutto mi dia un range d'attacco ottimale. Quindi da qua salgo, boom! Questo. La mia mano è tutta su. Adesso voglio prendergli il gomito e avvolgerlo col mio braccio. Ok? Quindi mai prendere su o tenere il braccio volante, ma stringere bene il gomito e portarlo vicino a sé. Ora, con le mie anche, magari il dettaglio non si vede, ma adesso c'è la parte più importante, io con le mie anche devo affondare, e devo affondare seguendo una direzione che è in avanti e contemporaneamente sulla diagonale destra, la mia destra in questo caso. Quindi da qua avvolgo il gomito per togliergli equilibrio, se no lui potrebbe benissimo piazzare il braccio e annullare. Uno, da qua mi preparo a dare il colpo d'anche e con le gambe faccio una sorta di sforbiciata, quindi la destra sforbicia verso il basso e la sinistra sforbicerà verso l'alto, come per tirare una ginocchiata. Ovviamente il piede sinistro, che è ben piazzato a terra, contribuirà fortemente alla riuscita della proiezione. Qui faccio il mio colpo. Da qua chiaramente ho la monta e ho altre mille applicazioni. Ok, la faccio vedere un'ultima volta. Da qua decido, lui magari
Ora gli metto un inganno. Il mio inganno è prendere un clinch, tentare, iniziare a tentare qualcosa, lui sale. Beh! Oh! Tiro. Aspetto quindi che il suo equilibrio cambi. Questo è l'hip bump, fatto così alla versione tecnica, ovviamente in gara può venire anche in maniera molto sporca. Se riesco aggiungerò una clip di una mia vecchissima gara dove lo tiravo. Questo è tutto. Terza puntata, abbiamo visto il bump dalla guardia chiusa. Grazie. Ma questo ha capito manco dove cazzo sta di casa. Ultimo incontro.